Il CRAS, Centro Recupero della Fauna Selvatica di Pescara, gestito dai carabinieri forestali, non accoglie più animali feriti. A darne notizia è il WWF Abruzzo, puntando il dito contro la regione, incapace di trovare i soldi per finanziare il centro di soccorso per la fauna, ma impegnata a pagare studi per giustificare l'abbattimento di 469 cervi. Il centro, ormai da anni, rappresentava l'unico riferimento in Abruzzo per il soccorso e il recupero degli animali feriti, a eccezione di quelli presenti all'interno delle aree protette, e come denunciato più volte dal WWF Abruzzo, era in preoccupante affanno per la scarsa disponibilità di risorse personale. Da tempo il CRAS effettuava turni di chiusura nel fine settimana e con difficoltà riusciva a provvedere al recupero degli animali, sopperendo nonostante tutto alla mancanza di una rete di organizzazione del sistema per il primo intervento, la raccolta e il trasporto della fauna ferita. Già nella legge di stabilità regionale 2024 il WWF ne aveva denunciato il depotenziamento a causa dell'assenza di fondi per il centro a fronte dei 115.000 euro concessi alle associazioni venatorie. Ora, che fine farà dunque la fauna selvatica ferita nella nostra regione? Si domanda Filomena Ricci, delegata regionale del WWF. È inaccettabile che in una regione come l'Abruzzo, che ospita 107 specie di interesse comunitario, si debba constatare scarsa attenzione e nessun interesse verso la fauna. Si trovano i soldi per pagare studi con l'unica finalità di aprire la caccia al cervo, con risultati che conosciamo, ma non si trovano poche decine di migliaia di euro per finanziare chi dovrebbe soccorrere la fauna. A chi dovranno rivolgersi ora i cittadini che si imbatteranno nella fauna in difficoltà? Oggi in Abruzzo pare non ci sia nessuno in grado di rispondere a questa domanda, chiosa il WWF. Dello stesso parere anche il segretario nazionale del Partito di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo. Beh, a me pare scandaloso che la regione Abruzzo non finanzi un centro di eccellenza, tra l'altro in una regione che dovrebbe essere la regione verde d'Europa. Noi abbiamo il paradosso che per motivi clientelari la giunta regionale finanzia le associazioni dei cacciatori e poi non si trovano le risorse per finanziare un centro così importante. Il mio pensiero va all'amico Guido Conti, che quando guidava la forestale era davvero orgoglioso di questa attività. Davvero mi piange il cuore a pensare all'irresponsabilità di una giunta regionale che fa scelte di questo genere. Io spero che non solo il WWF ma tutta l'opinione pubblica regionale insorga. Poi io dico una cosa, io ho conosciuto molto bene la buona anima di Nino Sospiri, che aveva fondato l'associazione Ambiente e Vita. Io sono sicuro che lui per primo prenderebbe il telefono e direbbe a Marsilio e anche al nipote Lorenzo: ma che state combinando? Trovate subito i soldi e finanziate il centro per il soccorso alla fauna selvatica, perché davvero qui stiamo tornando indietro di decenni in questa regione, rendetevene conto.